Ehi la ciurma! Io sono Mazzetes e benvenuti in questo video! Ritorniamo nuovamente a Zendikar per affrontare la parte successiva. Cioè la parte dell'altra volta, questi cribbio di goblin che dovremmo cercare di affrontare. Allora io sto provando di nuovo col mazzo bianco-verde e vediamo un attimo qual è il risultato, diciamo. Speriamo in bene. Speriamo in bene. Vediamo. Vedremo. Pronti? Allora. Foresta pianura. Un caracal lone missionary. Wandering wolf on primal hunt beast. A surf of the masses. Direi che può essere comodo per il fatto che abbiamo tutte creature abbastanza piccole da poter giocare bene. Quindi keep hand. Inizia lui, questo non è buono per niente. Però ok, non gioca nulla. Questa è una buona cosa. Allora io giocherei prima pianura in modo da giocare il Chained Caracal, che ha anche un lifelink e quindi può esserci molto utile. Se per caso non dovesse andare bene ci riproveremo con il mazzo rosso. Ecco lui cosa che gioca già qua. Ah ok, cerca delle carte terra. Ah, e gioca una rossa. Questo non è buono. Vabbè, abbiamo un Angelic Edict che potrebbe salvarci le spalle, diciamo. Giocherei il Lone Missionary più che altro perché mi dà 4 vite e può essere comodo. In più attaccherei con il Chained Caracal per avere una vita aggiuntiva, diciamo, e sottrarne una. Perfetto, e adesso vediamo come reagirà. Secondo me inizierà a invocare la sua prima creatura. Ecco, gioca altro mana. No, ci sta andando bene sto giro. Ci sta andando bene e speriamo che continui ad andare bene perché, appunto, questo giro possiamo avvantaggiarci facendogli 3 danni e prendendo una vita in più. Quindi aumentando il nostro vantaggio. Speriamo che continui in questa situazione, diciamo. E soprattutto che non venga a mancarci il mana. Non gioca niente, neanche creature. Ah no, ecco. Cosa che dice? Quando Tajuru, l'arciere Tajuru. Un altro alleato entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo. Puoi avere lui che dia tanto danno a una creatura con volare uguale al numero di alleati che controlli. Oddio! Questo potrebbe essere molto scomodo, diciamo. Dovremmo tirarlo giù, possibilmente. Allora, Hunter's Prowess. Questo potrebbe esserci utile, ma costa troppo. Abbiamo un Surf of the Masses, che però ha volare e quindi questo non ci conviene per ora. Io direi più che altro di utilizzare il Primal Hunt Beast e attaccare con questo. Anzi, direi di attaccare con gli altri, in modo che se per caso lui ci blocca. Lo perde perché avendo delle creature con volare credo che quella carta potrebbe darci parecchio fastidio visto che lui ha tanti ally, diciamo. Lui probabilmente ci bloccherà uno da due o il Chained Caracal. Sì, il Chained Caracal. Beh, comunque perde la vita in questo tentativo e quindi diciamo che il Chained Caracal è servito a sufficienza. Ma come? Non aveva, scusa, First Strike. Ah, è un 1-2, non un 2-1. Porca miseria. Sì, lo so, sono stupido. Ho bisogno di un Hunt of the Week. Di una carta Hunt of the Week. Questa posso giocarla così 5-2. No, non ne ho abbastanza. Quanto dovrei tappare, scusa?
Dovrei tappare Lone Missionary. No, dovrei tappare tutti e tre. Quindi no, io direi di no. Per ora passiamo. Andiamo al turno di attacco e direi che sto giro attacchiamo di nuovo con tutti e tre. Sto giro se blocca muore di fisso perché appunto ho controllato. Ha un 2 di difesa. Ah, mi blocca il Primal Hunt Beast, quindi muore anche. Ma Primal Hunt Beast... Ah, Hexproof, no, non ha Trample. Perfetto, si protegge dai 3 danni, però se non altro siamo riusciti a toglierlo di mezzo. E lui non è messo benissimo perché ha 8 punti vita. Potremmo fare... adesso viene Hunt of the Week, vabbè. Hunter's Prowess. Sì, io direi che potremmo giocare Hunter's Prowess perché così lo mettiamo su questo. Possiamo prendere un sacco di carte. Anzi, possiamo chiudere qua. Ragazzi, mi sembra incredibile in 6 minuti e mezzo. 2. 2. E 6. Perfetto, splendido. Splendido, non poteva andare meglio di così. No, 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 ci è andata bene che non è riuscito a evocare niente. Ci è andata assolutamente bene che non è riuscito a evocare niente, se non quello che siamo riusciti comunque a tirare giù. Siamo riusciti ad avere un buon mazzo iniziale, secondo me questo è stato il punto che ci ha sbloccato, diciamo. Adesso andiamo con la parte successiva, se riusciamo, visto che comunque siamo ancora nei tempi, 7 minuti. Allora... Hai mostrato gli Zendikari che non sei una facile preda. E vogliono rispondere alle tue domande, diciamo, ai tuoi interrogativi. Ti indirizzano attraverso una serie di stretti canyon che ti porteranno a Gul'drazz, il posto dove ci sta Obnixilis. Ma i canyon sono la casa dei. La dimora degli acrobati. No. Sì, degli Acrobatic Corps che ti considerano un nemico. E questi qua suppongo che avranno qualcosa tipo volare ma non volare, come il nostro elfo spia là, come si chiama quell'elfo elfetto, elfuccio. Non mi piace tanto sta mano, eh. Ho un Timberland Guide ma non ho nient'altro di interessante. Draw New Hand. Peggio che peggio, facciamo che... Ristartare. Sì. Ah, che stupido, potevo ristartarlo al posto che uscire e poi riaprirlo. Dai, questo bel drago, sì, che sputa fuoco e fiamme. Noi riapriamo qua. Questo tizio qua. Tra l'altro poi ce ne restano solo altri tre. Managgia, la reattività del click di questo Kaiser di Magic 2015 è una roba ma clamorosamente inefficace. Cioè, ci mette 40 anni prima di ricevere che hai cliccato. No, non abbiamo carte mana. Qua tutto mana ma poca roba. Un Lone Missionary. Bah, ci proviamo, anche per vedere un attimo che cosa potrebbe avere lui. Cioè, che tipo di tattica, al massimo perdiamo, ma... Ci proviamo, dai, abbiamo... Comunque... Allora, Adventuring Gear. Sì, è un... equipaggiamento. Ah, ok, se entra una terra, quella creatura ha un più 2 fino alla fine del tuo... Ah, cos'è che è? Equip 1? Sì, no, ma Equip 1 cosa vuol dire? Ah, ok, che per attivarlo devi, ha bisogno di un mana, ok.
Allora, io direi di giocare questo, tanto non abbiamo nulla che possiamo giocare adesso. Il Lone Missionary dovremmo giocarlo dopo, quindi se lo mettiamo tappato non ci causa nessun sconforto, insomma. Gioca qualcosa? Speriamo di no. Invece sì. Core Outfitter. Quando entra nel campo di battaglia puoi attaccare... Ah, un equipaggiamento. Ha una creatura che controlla e si auto-equipaggerà quella a fare là. Sì, infatti. Così se gioca altre terre sarà un po', diciamo... Ma non ho verdi? Vabbè, ho quella là che conta come verde. E mettiamo il Lone Missionary, che non servirà assolutamente a parare nulla, però comunque ci fa prendere quelle 4 vite. No, so perché tu dovresti attaccare... Base, glielo fermiamo, ma ecco già adesso è 4. E direi che glielo cioè, accettiamo il danno. Infatti, sapevo che avrebbe attaccato. E no, non blocchiamo. Anche perché non ha senso, perderemmo solo l'unica creatura che abbiamo al momento. Quindi, allora, kicker, cosa vuol dire kicker? Ah, ok, si paga uno in più alla spell migliorata, diciamo. When core sanctifiers enter the battlefield, if it was kicked, destroy target artifact or enchantment. Ah. Ok, se entra pagando una cosa in più... Può distruggere un artefatto in equipaggiamento. Una carta. Però per ora credo che ci serva di più la pianura, diciamo. Però è molto avvantaggiato per ora. Devo vedere se riesco a giocare il Griffin in fretta. 3-1. Sì, il prossimo turno dovrei riuscire a giocarlo. Di nuovo un 4-4. E cos'è questo? Core Cartographer. Oddio, quindi quello è un 6-6 adesso. E infatti 6-6, 2-3, 2-2. Se si attacca con tutti e tre, cioè... Ah no, attacca con quello, perché abbiamo potuto distruggerglielo. Non male, in effetti, beh, prendiamo 8 danni. Che sono decisamente troppi, però. Se non altro, allora adesso posso giocare sia Primal Hunt Beast che Hunt the Weak che Assault Griffin. Ma io direi che forse conviene più l'Assault Griffin. Perché. Ah, quello invece vi consiglio Primal Hunt Beast. Ah, in modo da difendere meglio. Sì, effettivamente forse è meglio Hunt Beast. E poi dopo pensiamo all'Assault Griffin. Perché così se per caso dovesse attaccare... No, skip attack. A meno che non abbia quello potenziato con 4, gliene tiriamo giù qualcuno, insomma. Ecco, quello con 4, adesso mi attaccherà con quello con 4 e basta. Ah, è pure quello. Se lo equipaggia... A chi? Oddio, sta diventando una roba mostruosa quello. Ah, pure volare. Più uno, più due a volare. Adesso lo metto a quello. Di sicuro. Infatti. Molto grave, diciamo, molto grave. Però la cosa comoda è che ora come ora lui è un 3-2. Quindi se io mettessi questo... Ah, però... Porca miseria. Non posso percavolare. Cioè se io facessi così e così... Ah no? Lo attacca.
Perfetto. Ah, ma gli equipaggiamenti restano. Porcaccia la miseriaccia. Skippa. Se non altro glielo ho tolti, adesso avrò bisogno di parecchi, cioè di un po' di mana per riequipaggiarseli tutti. Su quello gli mette volare, quell'affare là. Gli mette pure quello. E gli mette pure quell'altro, infatti. Tre, due con volare. Mi devo prendere i danni. Adesso giochiamo l'Assault Griffin e dovrebbe tutelarci un po', diciamo. Però rimane comunque un po' problematica la situazione. Un po' parecchio. Perché c'è quei Kaiser di artefatti. Vabbè, un Lone Missionary non ci fa male assolutamente. Visto che ci dà comunque 4 vite in più. Sono deciso di attaccare con Primal Hunt Beast. Lui dovrebbe comunque perdere una creatura. Però mi perderei una creatura di una discreta levatura. Quindi meglio di no. Adesso mi attaccherà con quelli probabilmente. Ah, porca miseria. Mi tappa questo. Posso bloccarlo, muoiono tutte e due però. Non mi conviene. Non ora. Si sono scambiati gli equipaggiamenti, non ho capito per quale strana ragione, però. Io andrei su Triplicate Spirits. In modo da avere più creature con volare. Cost remaining. Ma come cost remaining? Non è abbastanza 4 e 2. Sì che ce l'ho 4 e 2, dai. Quello è un 3-3, se per caso mi blocca glielo mu muore, però tanto l'artefatto con volare ci gli rimane. Quindi. Ehi, voglio chiudere, chiuditi sto affare. Via, 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 ok. Ho capito. Chiudi, ma. Oh. Porca paletta, questo sta diventando pericoloso. Molto pericoloso. Beh, quello non ha volare, quindi posso bloccarlo anche con uno spirito. No? Però gli spiriti hanno volare, se per caso usassi un Lone Missionary. Forse mi conviene usare un Lone Missionary. Perdo una carta più forte, però almeno gli spiritelli me li posso tenere per l'altro. Conviene forse. Una creatura prende più uno più uno, quindi il grifone, assolutamente. 4-3. E poi posso giocare anche Attended Knight. Non male, diciamo, visto che convoca anche il soldato, e il soldato è una comoda carne da macello. E se attaccassi con questo, rischierei di perderlo, per niente, perché poi. Potrebbe fare lo stesso gioco di prima. Però in fondo se non lo prendo in contropiede non succederà nulla. Io direi così. Andiamo con quelle con volare. Lui mi ucciderà il grifone probabilmente.
Però morirà nell'intento. E andiamo, perché con quell'equipaggiamento là, altrimenti rimaniamo sempre sotto scacco. Gli infliggiamo 3 danni e perdiamo il grifone. Però abbiamo altre creature con volare. Confidiamo che escano adesso. Perché se non gli facciamo danni, siamo. Adesso da volare a quello, che così è super OP perché avrà un fracco di roba. Se non altro non la travolgere. Ok, vabbè, questo non è troppo un problema. Il problema è che loro sono tappati e lui adesso è lui che ha a volare. Porca miseria. Se non altro non è potenziato. Però direi che questa è andata. O ci viene fuori qualcosa di tosto, tipo un Seraph of Amessiz. Sarebbe il momento giusto per un Seraph of Amessiz, effettivamente. E ci viene una carta foresta. Porca miseria, porca miseria. Sì, io direi così. Facciamo un qualcosa che ci possa permettere di sbloccare un po' la situazione, diciamo. Vediamo se ci blocca qualcosa. Ok. Ci secca il Timberland Guide, ma perché secca proprio il Timberland Guide? Non lo so. A quello se l'è sacrificato per bloccarmi quello che fa tanti danni. La carta pianura. Che adesso potenzierà il tizio là. Però se non altro ho della carne da macello per bloccarlo. Fintanto che non la travolgere. Ma io sacrificherei quello. Ah, non posso stopparlo quello, è vero. Sacrifico lo spiritello. Non ha a travolgere, sacrifico lo spiritello, ma almeno evitiamo la sconfitta per sto giro. Oh! Oh, alleluia! Vai! Oh, un 7-7 ci voleva proprio. Ah, a summoning sickness, è vero. Sto punto andrei con questo, con questo e con questo. Vediamo come mi blocca. Ah, mi blocca tutti quello. Beh, ok, ne ha perse due. Noi ne abbiamo persa una, ma a sto punto lui. Eh beh, si evocherà quello su. Volare sul Core Cartographer. Però noi abbiamo comunque un Seraph of Amessiz che è un 6-6. Ah, però lui ha tutta quella roba là. Cos'è Swamp Walk? Oddio, io ho delle Swamp. Ho delle swamp? No, non credo di avere delle swamp. Swamp è per le carte nere, no? Io ho delle pianure.
Uff, non attacca. Si mette un altro Adventuring Gear là. Fintanto che non evoca carte terra, ci sta. Un Resolute Archangel. Bueno, 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 bueno. Perché ci salva parecchio la vita e direi che a questo punto possiamo provare a tirare giù tutto. Allora, lui può fermarmene fino a un massimo di 2. Quindi può fermarmi il 7 e può fermarmi il 2. E gliene arrivano 4. A sto punto poi però non avrei più niente con cui difendere. Però se lui mi... potrebbe bloccarmene solo uno. Effettivamente. No, io terrei uno spiritello. Ah no, qua ho due spiritelli. Quindi sono 2, 4, 6, 7 e 7, 14. Se lui blocca 7, rimangono 7. Se blocca altri 2, rimangono 5. No, togliamo uno spiritello. Ok, si sacrifica quello per bloccarmi il Self of Messes. E si sacrifica quello per bloccarmi il Lone Missionary. Partita molto dibattuta, ma credo che potremmo chiuderla. Finalmente, col nostro amico Self of Messes, per fortuna, che ci risolve sempre la partita. Ora che non credo che possa attaccare, a meno che non abbia... sì, può equipaggiarsi della roba. Si metterà a volare. Appunto. Però ha Summoning Sickness. E adesso questi li stapperemo tutti. Sì, si pompa tutto quello che si può pompare. Con tutta quella roba là. Quindi appena entra una terra diventa tipo stra OP come il mondo. Questo, e direi che a questo punto possiamo chiuderla. Perché lui, anche se ci blocca il 6 del Self of Messes, 5 danni li piglia di sicuro. Quindi noi andiamo con tutto proprio allo sborone. Ci blocca il Self of Messes. CVD. Spiritello. Ah, lo chiudiamo con lo spiritello. No, col soldato. Sì. E poi il nostro fantasticissimo Resolute Archangel che ci ha salvato la vita. E il Seraph of Messis che è arrivato nel momento giusto. Ragazzi, non mi sembrava possibile all'inizio, ma ce l'abbiamo fatta anche sto giro. 28 minuti è un sacco, però siamo riusciti a chiuderla anche quest'altra. Solo 3 alla fine. No? Mi sembra di sì, mi sembra che prima avessimo visto così. Quindi direi che con massimo 3 o 4 episodi dovremo farcela. L'ultimo sarà tostissimo, me l'hanno già detto. Proverò al massimo a utilizzare il mazzo rosso, diciamo, perché questo è proprio il tosto dei tosti. Però sì, ne rimangono 3. Detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace per questo video, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Mi trovate sulla pagina Facebook di cui il link in descrizione. Noi ci vediamo venerdì con il prossimo episodio, oppure giovedì. Teoricamente dovrebbe iniziare la nuova serie, ma adesso vedremo. Boh. Detto questo, ciao e buona giornata a tutti.